Allora, mister, impegno con la Roma con l'obiettivo naturalmente di conquistare il primo sorriso del 2013 dopo l'eliminazione alla Roma. Eh sì, abbiamo dopo queste due partite dove abbiamo un po', siamo usciti con un po' di rammarico dal campo e adesso abbiamo un'altra occasione, questa occasione contro una squadra forte, contro una squadra blasonata e cerchiamo di andare in campo proprio per ottenere dare questa prima gioia ai nostri tifosi. No, vendicare no, perché però ovvio che la prima giornata uscimmo dal campo un po' con rabbia per quel gol preso nel finale. La traversa colpita proprio subito il pareggio. Per cui questo io mi auguro che ci dia anche questo qualcosa per poter mettere in campo ancora più voglia più di risultato, più voglia di prestazione. Può essere, speriamo che anche questo faccia leva. Sostituire Lodi pensa più alla quantità o alla qualità tecnica? Anche entrambi, nel senso che comunque sono soluzioni che possono essere congeniali. Io credo che, l'ho detto all'inizio settimana, ci sono più giocatori che possono fare quel ruolo con caratteristiche ovviamente diverse da Francesco, che ha determinate caratteristiche, però questo non significa sminuire insomma il valore di chi sostituirà Francesco nell'interpretazione della gara. Ma io credo che parliamo di campionato, veniamo da un pareggio in 10 contro 11, per cui non credo che ci possa parlare in questo modo. Dopo l'idea della sconfitta Pescara, veniamo da una vittoria importante contro la Sampdoria, fatta in un certo modo, per cui credo che sia, non sia così. Ovvio che sappiamo che è importante, perché ripartire subito adesso col passo giusto è fondamentale, però questo, senza andare a fare altri discorsi che non mi sembrano adatti o inopportuni, insomma, perché non credo che sia che la squadra in questo momento qua abbia dimostrato insomma altre cose, ha dimostrato di essere sempre in partita, di fare ogni tanto si perde, ogni tanto si vince, però ripeto, la squadra anche dal punto di vista dei risultati, se lasciamo anche la Coppa Italia così, perché non l'abbiamo messa neanche quando c'era la Coppa Italia, per cui il campionato sta facendo il suo cammino che deve fare, e siamo stati eliminati ai quarti di finale in Coppa Italia. No, è importante, no, che sia importante è importante, però non in virtù di una classifica o di un periodo, perché io credo che se andiamo a vedere le prestazioni, se andiamo a vedere quello che abbiamo fatto e anche nell'ultima gara, secondo me è più di una vittoria l'ultima gara con il Torino, per come l'abbiamo interpretata, è arrivato un pareggio e credo che se in superiorità numerica insomma avremmo avuto qualche bella possibilità in più di vincere la partita, per come l'abbiamo affrontata anche in inferiorità, per cui questo in virtù di un momento, inizia il giorno di ritorno, ripartiamo subito col passo giusto, facendo punti, sì, per altri discorsi no. Certo. E poi metto un'altra parolina, tempo di giocata, secondo lei sarà fondamentale? Allora, ha toccato due aspetti senz'altro fondamentali, perché la Roma sappiamo insomma quanto può essere pericolosa, per cui questa compattezza può limitare il livello di pericolosità di questa squadra. I tempi di giocata sono fondamentali soprattutto perché nei momenti in cui ti si concede di avere delle situazioni per poter andare a far male, questo sarà determinante. È importante, diciamo, nonostante l'assenza in mezzo al campo di Lodi, è importante che la squadra però ritorni a fare quello che ha fatto prima, cioè il Catania, con
come si fa a diventare di nuovo il Catania? Come grande Però qua, scusate, però non siamo fuori strada, perché torniamo a col Torino, non avete visto il Catania? Cioè, a me sembra siamo fuori luogo qua, cioè, nel senso che abbiamo fatto una partita in 10 contro 11 avendo un sacco di occasioni da gol, abbiamo sbagliato un rigore, cioè, quello è il Catania, cioè, non è che è un Catania diverso, questo è il Catania, cioè, non ci sbagliamo, perché altrimenti siamo un po'... Riferimo al fatto che il Catania, quando ha giocato con le grandi, ha sempre fatto poi grandi partite, grandi prestazioni, quindi domani ci si aspetta una partita di quel... Noi questo ce l'auguriamo assolutamente, ci mancherebbe, anzi speriamo che il risultato sia anche migliore, visto che poi abbiamo fatto grandi partite e poi purtroppo per situazioni che sapete bene anche voi magari non sono andate a buon fine, però Catania ha sempre dimostrato di essere Catania, a parte qualche volta che è incappato in qualche prestazione negativa, però ripeto, deve solo continuare in questo modo, senza... è normale che incontriamo una grande squadra, che fa della propria pericolosità l'arma vincente, per cui sappiamo i rischi che corriamo, sappiamo che tipo di gara ci affronteremo, ma noi siamo pronti ad affrontarla al di là delle assenze, al di là di altre cose. Buongiorno. Ha l'impressione anche lei, come poi naturale che sia, che le squadre avversarie studino molto di più il Catania, cioè rispetto alla fase iniziale, quindi siano un po' più attente a controllare quello che è il vostro modulo di gioco rispetto all'inizio del campionato, dove si parlava tanto di questo modulo di Marano, eccetera. Ha questa impressione anche alla luce di quello che è avvenuto poi in Coppa Italia con Petrovic, che credo abbia avuto delle contromisure rispetto alla partita di ieri campionato? Ma probabilmente sì, probabilmente questo può essere che sia così. Poi non so in che... Ecco, stavo finendo, non so se poi tutti quanti ragionano allo stesso modo, però è normale che magari qualche attenzione in più per il Catania adesso ce l'hanno. Non so, la Roma, non so, però in qualche situazione ci è capitato di vedere questo. Assolutamente sì, grande rispetto, ma noi al di là che vogliamo essere il Catania, come si diceva poc'anzi, i nostri accorgimenti devono essere in funzione dell'avversario che abbiamo di fronte. Allora, per quanto riguarda Spoli si è allenato tutta la settimana, poi al di là del martedì, mercoledì, quando siamo tornati si è già allenato con noi, per cui per tutta la settimana si è allenato con la squadra, per cui sta bene. E io credo che, proprio in virtù di quello che dicevamo prima, perché contro la Roma bisogna veramente essere compatti, essere bravi, non ci sia una zona di campo dove noi possiamo permetterci di non fare il Catania anche in fase difensiva, perché poi noi ci scordiamo una cosa, noi parliamo sempre di Catania in maniera propositiva, però nasce tutto da modo di tenere il campo, e contro la Roma non ci possiamo permettere di non tenere il campo in un certo modo, e noi questo lo sappiamo benissimo. Questo non vuol dire però precludere niente, anzi, quando dobbiamo sempre giocare con lo stesso coraggio che ci ha contraddistinto fino ad ora, mantenendo grande equilibrio e sicuramente le grande compattezza. Le partite contro la Roma sono sempre molto sentite a Catania, sono partite tra virgolette a rischio nervosismo, quindi magari l'aspetto lucidità mentale, aspetto che è stato valutato, magari ultimamente è capitato che si imporre in qualcosa di ingenuo, ecco, magari qualche fallo ingenuo, è ovvio, certo. La carica nervosa deve essere quella positiva, perché credo che, anzi, tante volte le nostre gare si sono esaltate proprio nel momento in cui questa carica è salita all'ennesima potenza. Ovvio che questo non deve far diventare una carica negativa, con ingenuità questa cosa la dobbiamo sicuramente evitare, non è un rischio che dobbiamo correre, che possiamo permetterci anche questo, perché se vogliamo fare dei grandi risultati dobbiamo le nostre prestazioni devono essere grandi prestazioni per intero, altrimenti non si rischia che le cose non possano andare in questo modo. Di Mauro, lei aveva parlato di squadre che comunque con le decisioni di ritorno avrebbero avuto un atteggiamento rispetto al Catania. Come cambia l'atteggiamento del Catania per rimanere sempre il Catania? Quello che abbiamo conosciuto. Non è che deve cambiare, deve solo
l'ho detto a più riprese, io credo che perché non ci sia un calo delle prestazioni, bisogna sempre tentare di migliorare, bisogna essere sempre in progressivo miglioramento. In questo senso, secondo me, le squadre crescono, nel momento in cui riescono comunque sempre a migliorare, anche magari nel momento in cui sembra che le cose vanno bene, però devi sempre cominciare, devi avere sempre lo stimolo di andare oltre, di fare qualcosa in più. Nel momento in cui rimani in equilibrio, secondo me ricomincia. E secondo me in questo momento le squadre si comincia a un campionato, comincia il girone di ritorno, si comincia il conto alla rovescia, diciamo, e dove tutte le squadre sono probabilmente anche più attaccate al risultato, anche le squadre probabilmente cambieranno un po' in questo mese, per cui tutto questo fa sì che la nostra prestazione, il nostro rendimento deve essere migliorato, proprio per mantenerlo. Cioè, ecco perché se per tutti è così diventa progressivamente difficile. Che noi ci dobbiamo rendere conto, ma questo lo sappiamo, noi all'interno dello spogliatoio ce lo ricordiamo, se non tutti i giorni, ma tutte le settimane siamo a dirci le stesse cose, che noi se non possiamo calare di un 1%, noi dobbiamo dare sempre al massimo, perché se siamo al massimo, se diamo il massimo, ma non parlo come impegno, ma come prestazione, come capacità di essere nella partita in maniera totale, e noi ce la giochiamo con tutti. Se non è così si rischia, e questo noi lo sappiamo benissimo. È ovvio che in un campionato è difficile mantenere per 38 più Coppa Italia, che saranno 45-50 gare, mantenere sempre altissimo questo livello. La bravura è mantenerlo il più alto possibile sempre, perché sta proprio nella nostra testa, nella capacità di allenare l'approccio, la voglia, lo spirito di sacrificio, lo spirito di squadra tutti i giorni. Cioè non possiamo lesinare, risparmiarci un giorno da questo punto di vista, perché poi l'allenamento è quello che poi ti porta in gara. Ecco che la punta centrale molto spesso della squadra di Zeman detta quasi sempre il passaggio in profondità, per cui credo che la palla più importante per la punta centrale sia questa, e noi dobbiamo essere bravi più che alla palla incontro sulle palle nello spazio, perché loro sono molto bravi soprattutto con la punta centrale attaccare lo spazio, e questo poi ripeto, sia Salifu ma lo stesso Sergio hanno la capacità, Sergio ma anche per esperienza, per capacità di lettura su certe situazioni che magari non indifferenti, perché è un giocatore molto, molto bravo da questo punto di vista, per cui non dobbiamo fasciarci la testa più di tanto, anzi. Ma può essere che in certe situazioni lo possiamo rivedere, assolutamente. Però insomma, credo... Ma no, domani non è... Cioè io credo che noi abbiamo un'identità adesso ben chiara, ovvio che possiamo cambiarla, però sono convinto che noi possiamo far bene come con il nostro solito modo. Mister, secondo lei peseranno maggiormente delle vostre assenze di Lodi, Alvarez, qualora non dovesse farci, quelle della Roma, Pjanic o Squadro? E più le chiedo se è ancora più difficile affrontare la Roma, reduce da una sconfitta pesante come quella di domenica scorsa. Ma allora, per quanto riguarda sulle assenze, sai, è ovvio che mancano dei giocatori importanti a noi, possono mancare dei giocatori importanti a loro, però se... ci vuole un bilancino, non è così semplice, credo che poi siano momenti che vive la squadra, non le assenze che determinano la qualità di una o dell'altra squadra,
E poi sul risultato negativo, allora se devo essere sincero, abbiamo un risultato negativo anche noi da riscattare, per cui anche da questo punto di vista partiamo alla pari. Questo non ho risposto più riprese la società. Adesso io mi devo preparare la gara contro la Roma e non mi devo perdere in altre situazioni. Per quanto riguarda quelli che vanno in campo, quelli che sono nati, vedo gente concentrata, vedo gente che ha voglia di far bene domani contro la Roma, e questa è la cosa più importante. Lucas, è sempre giusto, non è che se non sia una partita o l'altra. Ovvio che abbiamo per molte partite giocato, adesso nell'ultima è rimasto fuori, però ripeto, lo potrebbe essere, assolutamente sì, ma come altre, non in maniera differente da altre.